ben ritrovati a Fatti e Dintorni con una puntata speciale. Abbiamo voluto dedicare una puntata ad un'azienda d'eccellenza sul territorio, ma proprio per raccontarvi quelle che sono le cose belle del nostro territorio, e ce ne sono tantissime. Quindi attraverso Fatti e Dintorni, ma anche attraverso altri contenitori che poi vi proporremo nel corso delle prossime settimane, cercheremo di raccontarvi quelle che sono le eccellenze territoriali. Oggi sono nell'azienda Rago e sono in compagnia di Rosario Rago, che tra l'altro è anche il presidente provinciale di Confagricoltura. Buonasera Rago, e grazie per averci ospitato in questa meravigliosa struttura. Buonasera a lei, prego, si figuri. E allora, noi sentiamo spesso parlare di prima gamma, quarta gamma, quinta gamma, e cerchiamo di capire di che cosa si trattasse, perché a volte facciamo finta di capire, ma in realtà non sempre è così. Quindi in questa azienda che nasce, partiamo un attimo dalle origini, partiamo dal 1892, Rago. Sì, sì. Quando, che cosa è accaduto? Nel 1892, quindi 5 generazioni fa, la nostra famiglia si occupava già di agricoltura, e all'epoca le colture che si producevano erano pomodoro, tabacco, mais, che erano le colture dell'epoca. Poi con il passare degli anni, diciamo che ci sono stati vari avvicendamenti in quelle che erano le produzioni, fino ad arrivare poi all'inizio degli anni 93-94, che abbiamo iniziato io con i miei fratelli Antonio e Mariano, che si occupano insieme a me del gruppo. Ognuno di noi ha un comparto che segue. Inoltre è arrivato da poco anche nostro nipote, ah, ecco, Gaetano, che è alla quinta generazione. Che quanti anni ha? E c'ha 26 anni, beh, da poco laureato, e quindi è già in azienda ad aiutarci. Quindi dal 1892 voi vi siete sempre dedicati, ovviamente non avevate tutto questo terreno che c'è adesso a disposizione, parliamo di 180 ettari. Sì, no, chiaramente. Una delle aziende più grandi, lo possiamo dire, anche a livello provinciale, sì, insomma, sì, penso sì, di sì, 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 anche come territorio. Sì. Diciamo che il nostro prodotto leader è la rucola selvatica, e di questa abbiamo competitori spagnoli, francesi, che poi alla fine vengono a vendere sui nostri mercati. Questo è uno dei motivi per cui la collocazione dei nostri prodotti è tutto nel, diciamo, centro-nord Europa ed est Europa. Nell'ovest invece abbiamo i nostri competitori, e quindi i francesi e gli spagnoli. Che dai quali noi importiamo anche? No, noi non importiamo, meno male. Solitamente no, a meno che non succeda qualcosa di gravissimo, ma solitamente non accade. Diciamo, allora facciamo adesso una distinzione tra la prima gamma, la quarta gamma e la quinta gamma. Voi vi occupate di tutte e tre queste categorie? Certamente. La prima gamma è il prodotto raccolto, poi messo tal quale o nelle vaschette oppure nei plateau che vanno ad altri confezionatori, pre-packers chiamati, in altri paesi come l'Inghilterra, la Danimarca, la Svezia o quant'altro, e vengono poi confezionate lì da loro. Oppure vengono messe in vaschette da noi e partono e vanno in paesi esteri. Di solito prima dell'embargo arrivavamo anche in Russia, e quindi partiva di qui e dopo 5 giorni arrivava a Mosca. È un anno e mezzo purtroppo che noi con l'embargo in Russia non siamo riusciti più a collocare prodotto in Russia, però ci auguriamo che finisca presto. Come li trasportate quindi? Tutto via camion. Via camion? Sì. Non c'è un metodo più veloce? Si dovrebbe vedere via aereo, ma i costi sono molto alti, per cui non converrebbe poi prendere quel tipo di prodotto. Quindi anche perché sono prodotti abbastanza, diciamo, relativamente... Occupano molto spazio e sono molto leggeri, quindi con l'aereo è difficilmente collocabile. Quindi questa è la prima gamma che esportate, sì. Invece quarta e quinta gamma no. Quarta e quinta gamma non le esportiamo, la commercializziamo in Italia, nel centro-sud Italia in particolar modo. Ed sono delle insalate pronte. La quarta gamma è insalate pronte, tagliate, lavate ed asciugate e poi confezionate. Invece la quinta gamma è un prodotto che viene prima tagliato, lavato, asciugato e poi cotto. E poi messo nelle scatoline che o vanno nel microonda oppure si possono mettere in padella. Ma una domanda che mi viene spontanea, sono sicura che le nostre amiche a casa le vorrebbero fare, ma effettivamente c'è ancora chi una volta comprata la busta la lava? Io sì. No, onestamente. Però c'è, cioè, allora secondo lei... auguriamo che i consumatori non la lavino, ecco, in quanto noi utilizziamo delle acque minerali per lavare i nostri prodotti. Per cui andare ad utilizzare poi l'acqua del rubinetto
per lavare l'insalata si contamina invece di pulirla. Ecco, questa è una cosa importante, quindi attenzione, ma come facciamo a essere sicure che effettivamente viene tutto fatto benissimo? Diciamo che dopo le farò vedere, avrà modo di verificare con i suoi occhi tutti quelli che sono i processi. Noi prima di arrivare all'asciugatura ci sono 5 fasi di lavaggio, ci sono 5 vasche enormi all'interno delle quali vengono lavate man mano i vari prodotti, quindi per 5 volte viene lavato e poi dopo inizia la fase. Poi ho visto che avete anche un programma, quindi ogni sapete perfettamente chi ha fatto cosa. Sì, infatti c'è Smart Track, che è un programma tra parentesi progettato da mio nipote, che è all'interno dell'azienda, che è un ingegnere meccanico, che poi ha brevettato anche, e con questo software non facciamo altro che tracciare tutta la materia prima, dalla campagna fino alla busta, al prodotto finito che va in grande distribuzione. Quindi noi possiamo dire, vicino a ogni busta di prodotto, tutte le persone che hanno partecipato al processo, chi l'ha raccolta, chi l'ha lavata, in quali macchinari è stato utilizzato, riusciamo a ricostruire tutta la fase. Un altro aspetto assolutamente positivo rispetto a questa azienda è l'autosostenibilità. Cerchiamo di capire in che senso. Sì, diciamo che noi stiamo puntando tantissimo sulla sostenibilità ambientale. Abbiamo capito che il nostro futuro come impresa, ma anche il futuro dei nostri terreni, perché noi siamo la quinta, poi ci saranno i nostri figli che saranno la sesta generazione, che continueranno, ci auguriamo tutti, a fare agricoltura, come il caso del nostro nipote che è già con noi. Per cui noi dobbiamo custodire questi terreni e tenerli nel miglior modo possibile. E quindi applichiamo la sostenibilità ambientale. Abbiamo fatto un parco di circa 15.000 metri quadri, all'interno del quale ci sono tutte piante giovani, e con quelle piante immettiamo ossigeno nell'ambiente. E tutte le tecnologie nuove, le più evolute che ci sono, dalle macchine di raccolta elettriche alle i vari decespugliatori che vengono utilizzati, tutti il elettrici, tetto fotovoltaico, il centro di compostaggio interno, che questa è una cosa, stiamo aspettando l'ultima autorizzazione e dovremmo aprirlo tra qualche settimana. E questo è il primo caso in Italia di un'azienda di filiera circolare, in quanto anche i nostri scarti saranno compostati e poi saranno riutilizzati nel nostro terreno. Certo. Quindi perfetto da questo punto di vista, magari ci saremo anche noi, farete un'inaugurazione, mi auguro, insomma, magari ci saremo anche noi. Ovviamente anche le altre aziende che lavorano con voi hanno un ritorno economico importante, che ne so, quelli che fanno la plastica per esempio, quelli delle buste. Sicuramente, creiamo un indotto non indifferente con le aziende che ci vendono la plastica per copertura, o aziende che ci fanno vaschette, ce ne sono alcune anche di battipaglia, o aziende che ci fanno gli imballaggi e ci sono quelli che montano gli imballaggi che sono del posto. Chiaramente come azienda locale cerchiamo di creare indotto quanto più possibile in loco. E come personale invece quante persone? Abbiamo circa 200 addetti. E come riuscite a gestirle? Attraverso le cooperative oppure sono assunte stagionalmente? No, sono assunte stagionalmente. In più abbiamo avuto il bollino blu dal Ministero del Lavoro la settimana scorsa. Siamo state tra le prime 10 aziende in Italia ad aver ricevuto dal Ministero il bollino blu per azienda etica e che svolge tutte le funzioni come da norme. Tutti gli ettari, tutti i terreni sono tutti concentrati nella stessa zona oppure sono tutti in Piana del Sena? Quindi comunque bene o male riuscite a gestirle, gestite completamente tutti, riuscite a raccordarvi con appunto tutto questo lavoro da fare? Abbiamo un team di dipendenti molto affiatato, abbiamo vari agronomi, abbiamo ingegneri gestionali, abbiamo circa 25 dipendenti all'interno che sono la nostra forza, sono loro che ci danno l'organizzazione che serve all'impresa per poter crescere ed evolversi sempre più. Ci sono sul nostro territorio dovrebbero essere, penso, 5 o 6, forse 7 scuole legate al mondo dell'agricoltura, quindi dal professionale all'agrario di Eboli. Avete rapporti con le scuole? Che tipo di rapporto sì, create? Sicuramente sì, molto spesso queste scuole ci vengono a visitare, molto spesso gli chiediamo dei periti per farli venire a fare degli stage, per formarli, quindi siamo molto attenti a quello che è
oggi lo sviluppo intorno a noi, sicuramente anche dei ragazzi laureati, perché purtroppo noi lo diciamo sempre tutti i giorni, la laurea è fondamentale. Perfetto. Oggi il periodo agrario può essere interessante, però se non si arriva ad una laurea, ad avere determinate specializzazioni, entrare in un'impresa evoluta è abbastanza difficile. Le persone che lavorano invece proprio qui negli uffici sono perlomeno più che altro tutti della zona o avete preso anche esterni? Sì, ci sono quasi tutti della zona e ci sono 3-4 ragazzi rientrati dal nord che erano andati fuori, chi a Milano, chi a Novara, a lavorare e poi sono rientrati giù. Siamo andati a recuperare un po' di cervelli. Abbiamo recuperato un che po' erano di, fuggiti all'estero. Di buoni cervelli. Sì. Riportandoci un attimo all'attualità, qualche giorno fa, la settimana scorsa in verità, si è parlato molto di un servizio andato in onda attraverso le Iene e si è parlato proprio del pomodoro. In questo caso si è parlato del pomodoro, ma comunque ne sentiamo tantissime che parlano del Made in Italy e poi Made in Italy non è, oppure di aziende che fanno i furbi e che quindi producono, comprano all'estero, inscatolano magari in Italia e fanno passare quel prodotto come Made in Italy. Cioè, come fare, come devono fare secondo lei i consumatori ad avere delle garanzie? Allora, noi come aziende siamo ipercontrollate, le aziende italiane sono ipercontrollate da tutti gli enti di controllo. Le aziende che importano dall'estero devono essere molto più controllate, i prodotti che entrano da paesi a rischio come potrebbe essere il paese Cina, dovrebbe subire tutta una serie di controlli che non dovrebbe proprio permettere di mettere sul mercato un prodotto non idoneo. Anch'io ho visto la trasmissione ed è qualcosa da mettere effettivamente le mani nei capelli, cioè è assurdo, è fuori dal mondo. E quindi immaginare che un prodotto del genere possa arrivare all'interno dei supermercati italiani è una cosa che fa paura a tutti. L'Italian Sounding d'altronde è forse uno dei fatturati più importanti italiani, si parla di 6 miliardi di euro, quindi il falso italiano è tantissimo. Concentriamoci molto più, invece di controllare solo le imprese italiane, concentriamo i controlli sulle imprese che fanno il falso Made in Italy e che fanno gli imbrogli che non bisogna fare. E che fanno molto business. Molto business. Probabilmente bisogna invitare i consumatori ad andare a cercare le aziende che conoscono, insomma, per quanto possibile. Questo sicuramente sì. E allora io la ringrazio. Ah no, però volevo chiedere qualcosa sulla Confagricoltura. Come sta l'agricoltura ormai, secondo me, ma credo ormai secondo tutti, è diventato un trampolino di lancio per l'economia italiana, soprattutto della nostra zona. No? Sì. Finalmente si è resi conto che l'agricoltura non è più la zappa di una volta, ma può essere davvero economicamente importante. Hanno capito che siamo uno dei settori che sta creando occupazione, siamo uno dei pochi settori che ad oggi cresce ancora e la politica finalmente si è resa conto che esiste anche l'agricoltura e sta iniziando a dare il giusto peso a quello che è il comparto agricolo. Chiaramente noi ogni giorno con Confagricoltura stiamo spingendo, in questi giorni c'è un problema serissimo, molte imprese che investono in continuazione si trovano con i PSR che non sono ancora aperti. Stiamo rendendo edotti gli assessori, il presidente della regione nel dire bisogna aprire urgentemente il PSR. Sono 2 anni che stiamo bloccando lo sviluppo dell'agricoltura della provincia di Salerno e della regione Campania. Così non si può andare avanti. Bisogna aprire una finestra subito per quelli che sono i PSR, almeno per il già speso, e incominciare a pensare al futuro, altrimenti molte aziende chiuderanno e ci lasceranno con disoccupazione alta, anche in provincia di Salerno. Ma il piano di sviluppo rurale quando doveva uscire? Il piano di sviluppo rurale doveva già uscire abbondantemente a gennaio 2014, quindi siamo in 1,5, 2 anni di ritardo, diciamo. Ma oltre questo noi dobbiamo recuperare questo ritardo perché noi il 2007-2014 lo abbiamo completato già in ritardo, come devo dire tutte le regioni italiane hanno completato in ritardo, però adesso stiamo perdendo troppo tempo per rimetterci in pista, adesso bisogna incominciare ad attingere ai nuovi fondi 2014-2020 e bisogna incominciare a renderli disponibili. La politica deve capire
che non può far morire le imprese. Vabbè, Confagricoltura, credo che questo sia un po' il ruolo anche. Il nostro ruolo è questo, noi stiamo lavorando su questo, abbiamo scritto al governatore, stiamo parlando con i vari consiglieri regionali e stiamo allertando, stiamo dicendo guardate ci sono molte imprese che sono sul piede di guerra, ma sono sul piede di guerra davvero, perché hanno investito centinaia di migliaia di euro per le richieste che vogliono più prodotti la GDO europea, dopodiché si ritrovano con debiti fatti e non possono attingere a quella che è la quota comunitaria. Parliamo di una quota del 40%, del 50% sullo speso, che è una quota importante, non è una quota da poco, per cui va messa la massima attenzione e va messa la politica, va attenzionata, va data una strada veloce di soluzione a questo, altrimenti molte aziende correranno il rischio di chiudere davvero. Abbiamo dato delle risposte, delle date, delle scadenze, abbiamo detto... Siamo in attesa, purtroppo ad oggi ancora non abbiamo buone notizie, lo stiamo dicendo in più volte, ci auguriamo che non ci facciano arrivare a qualche sciopero, perché purtroppo le imprese non le riusciamo a mantenere più. Quante aziende fanno parte della Confagricoltura? Noi come Confagricoltura abbiamo circa 6.000 iscritti e la provincia di Salerno ha 18.000 addetti. Confagricoltura, ringraziando Dio, è un'associazione che sta crescendo sempre più, ci stiamo intercettando anche dei comparti difficili, abbiamo messo su dei servizi nuovi tipo AgriJob, che è un servizio che servirà per intercedere sul discorso del caporalato e lavoro nero. Noi come Confagricoltura stiamo incominciando a selezionare del personale che metteremo a disposizione delle imprese associate. Oggi, non esistendo collocamenti, non esistendo modi diversi per l'impresa di poter avere, a meno che non siano aziende visibili, è difficile recuperare manodopera. Avere gli stagionali, sì, soprattutto. Allora, come Confagricoltura stiamo iniziando a fare questo con AgriJob e stiamo mettendo su molti servizi nuovi con AgriCheck. Là abbiamo fatto una nuova società che si chiama GAO. Anche perché si crea un bacino di lavoratori che possono essere utilizzati in un'azienda in un periodo, in un'altra azienda in un altro periodo, alla fine il lavoro ce l'avrebbero sempre. Sicuramente potrebbero avere. Potrebbe essere sempre una soluzione anche questo per è molto interessante. Va bene, allora noi sicuramente ci rincontreremo perché ci ha dato tanti spunti interessanti e seguiremo anche questa faccenda dei piani di sviluppo rurale. Noi siamo comunque visibili in tutta la regione, quindi in qualche modo possiamo darvi una mano. Noi vi ringraziamo come sempre per averci puntualmente seguiti e l'appuntamento con Fatti e Dintorni è per la prossima settimana.